Buon lunedì e benvenuti a un nuovo appuntamento con il nostro live special. Subito il nostro saluto a Giovanni Scandiffio. Buongiorno Giovanni. Buongiorno Antonella, buongiorno a tutte voi e a tutti voi. Buon lunedì, siamo proprio all'interno di ottobre, stiamo viaggiando. La cronaca in apertura, un 49enne agli arresti domiciliari a Foggia, è rimasto ferito in un agguato ieri sera nella sua abitazione in cui al momento della sparatoria si trovava anche suo zio di 69 anni, ferito anche lui da numerosi colpi di pistola esplosi. Zio e nipote non sarebbero in pericolo di vita, i carabinieri stanno indagando per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Dalle prime informazioni i due uomini sarebbero stati colpiti sull'uscio dell'abitazione. A chiamare i carabinieri sono stati alcuni cittadini spaventati dal rumore dei colpi di pistola. E si sono tenute ieri nel capoluogo pugliese, nella sede della città metropolitana di Bari, le elezioni per il rinnovo del Consiglio metropolitano. Saranno eletti 18 membri tra sindaci e consiglieri dei comuni dell'area metropolitana di Bari in carica alla data del 6 ottobre 2024. Sono elettori i sindaci e consiglieri comunali dei comuni dell'area metropolitana di Bari in carica alla data della votazione. Giovanni. Beh, devo dire che questo ovviamente è uno di quegli argomenti che tiene banco, perché il nuovo Consiglio metropolitano è quello che allarga praticamente il discorso dell'amministrazione a tutte quante le aree del territorio della città e dei territori contermini. Un'affluenza per il voto di oltre il 95%, ben 696 fra consiglieri e sindaci su 727 aventi diritto del Barese hanno espresso la loro preferenza nella maratona iniziata ieri mattina alle 8. Ora, ovviamente, il nuovo consiglio ancora non c'è perché c'è il discorso dello spoglio delle schede per arrivare a capire chi saranno i 18 che appunto faranno parte del Consiglio metropolitano. Il centro-sinistra pensa di arrivare al 15, il centro-sinistra pensano loro, e 3 il centro-destra, mentre il centro-destra spera di strappare la quarta postazione, la quarta poltrona. Insomma, anche su questo è un esercizio, come dire, di democrazia ragionata, applicata di secondo livello, perché il voto non è direttamente espresso dall'elettorato, ma è espresso dai rappresentanti dell'elettorato che poi sono i sindaci e i consiglieri. Questi 696 che hanno votato si sono astenuti praticamente per motivi vari, non hanno votato diciamo, 40, sì, diciamo 31 esponenti che potevano anche adire al voto, ma è andata molto bene perché è un'affluenza altissima, oltre il 95%, e poi si sono chiusi i seggi e appunto dopo la chiusura del seggio alle 20, ben oltre la mezzanotte con lo spoglio delle schede iniziate alle 20:40. Tra le liste in campo ce ne sono tantissime, ma soprattutto presidente metropolitano, come prevede la legge, Vito Leccese, sindaco, mentre altri 5 sindaci sono scesi in campo sulla sponda del centro-sinistra: Corrado Nicola De Benedittis di Corato, Giuseppe Giulitto di Bitritto, e poi ancora Vito Antonio Petronella di Altamura, Michele Sollecito di Giovinazzo, mentre sulla riva destra, vale a dire la rive droite, addirittura lo chiama la Gazzetta, c'è Domenico Ciliberti di Castellana Grotta. Insomma, i consiglieri sono 6, i consiglieri comunali della città capoluogo in lizza, e su questo avremo i dati appena possibile, anche perché ancora non è chiaro. Differenti i rapporti di forza in questa sfida, con le previsioni che danno un risultato di 15 consiglieri a 3 per il centro-sinistra e il centro-destra impegnato a strappare il quarto consigliere, ve lo dicevo prima. Vedremo come andrà a finire, ma intanto è un passaggio ulteriore verso l'articolazione appunto della necessità di governare, di amministrare il territorio del Barese nella maniera giusta, e quindi anche con
tutte quante le strutture, tutte quante realizzate, quindi il Consiglio Metropolitano presente e poi ancora il discorso dell'amministrazione del capoluogo pugliese e del territorio. Ora andiamo a Matera, dove ieri si è concluso il G7 sulle pari opportunità. Un primo bilancio. Per raggiungere la parità di genere è stato fatto molto, ma c'è ancora tanta, tanta strada da fare. E questo in sintesi il concetto espresso nell'ultima giornata del G7 Pari Opportunità a Matera dalla commissaria europea per l'uguaglianza, la maltese Elena Dalli. Specialmente dobbiamo avere più ragazze che scelgono i settori dell'intelligenza artificiale e delle scienze, che sono il presente e il futuro e sono molto ben pagati, ha evidenziato la commissaria, che poi ha aggiunto. Invece ci sono tante donne, circa il 90% del totale, occupate nel care work, il settore meno pagato e per il quale l'Unione Europea ha una strategia per comprendere e cercare di migliorare le condizioni di lavoro, ha poi concluso. Così è terminato questo importante meeting internazionale che nell'ultima giornata ha ospitato la riunione del Women 7, il gruppo di impegno civile ufficiale del G7 che a oggi conta oltre 90 delegati da diversi paesi del mondo. Anche il Women 7 ha concentrato l'attenzione sulla parità di genere e sul contrasto alla violenza. Questo evento mette a confronto e a dialogo le istituzioni, quindi i ministri e le ministre del paese del G7 e la società civile che è impegnata sulle pari opportunità. Cosa emerge? Intanto la volontà di trovare delle soluzioni condivise e mantenere un dialogo continuo e solido sulle tematiche delle pari opportunità, l'urgenza di soluzioni sulla pace, sulla sicurezza, anche considerando le donne vittime, no, dei numerosi conflitti che stanno accadendo nel mondo, e poi un topic molto innovativo, pensare che il clima, tutti quanti sentiamo il cambiamento delle temperature e la lotta alla crisi climatica, necessita anche delle donne in posizioni apicali per prendere delle soluzioni che siano efficaci, ma al contempo il cambiamento climatico e la lotta alla crisi climatica chiede che le soluzioni siano pensate considerando anche le donne. Nella giornata precedente invece, durante la riunione ministeriale, le delegazioni hanno condiviso e sottoscritto una dichiarazione collettiva basata su 53 punti per il pieno raggiungimento della parità di genere e del godimento dei diritti fondamentali da parte di donne e ragazze su scala globale che fronteggiano ancora discriminazioni, disuguaglianze di opportunità e una violenza diffusa. Soddisfatta la ministra che ha presieduto i lavori della sessione. È andato bene anche sul piano degli obiettivi che vogliamo raggiungere, perché c'è stato un confronto molto ricco anche con gli engagement groups, anche cioè quindi con la società civile, quindi con la Marcegaglia, Emma Marcegaglia, che ha guidato il Business 7, cioè il gruppo degli imprenditori, con Women 7 e altri che hanno fatto appunto eventi collaterali, dando a questo appuntamento una ricchezza maggiore di temi e soprattutto di proposte. Per quanto riguarda l'empowerment, abbiamo sottolineato come sia necessario per le nuove generazioni cominciare fin da piccolissimi a abbattere gli stereotipi e a incoraggiare le donne, per esempio, a intraprendere gli studi scientifici, le famose materie STEM, che oggi aprono a carriere più remunerative, più qualificate, e sono i lavori del futuro. E naturalmente tutti i nostri paesi sono ancora alle prese con delle difficoltà delle donne nel mondo del lavoro, difficoltà soprattutto di conciliazione, e su quello anche appunto dobbiamo intervenire per conciliare la possibilità di avere una famiglia, di avere una vita privata ricca e di non perdere la progressione di carriera o le occasioni di lavoro, e questo ha a che fare con la crisi demografica che tutti i nostri paesi stanno vivendo. Il Giappone, l'Italia, ma anche lo stesso Canada, la Francia, nonostante per molti anni sia stata a un livello di natalità superiore. Questo ha a che fare proprio con la questione della parità di genere e delle occasioni di lavoro e di autonomia delle donne. La prima volta abbiamo preso in considerazione la questione dello sport, sia dal punto di vista proprio della differenza di accesso
tra le donne e gli uomini, le donne hanno meno occasioni da questo punto di vista, sia la parità di trattamento anche, per esempio, ripeto, ci sono i premi sportivi per le gare sportive femminili che sono a volte la metà, un quarto, un decimo in alcuni casi di quelle invece delle gare maschili, e sia anche i nuovi problemi, abbiamo affrontato i nuovi problemi derivanti dalla partecipazione alle gare sportive femminili di persone trans o persone intersex, e quindi il problema di dover avere criteri standard scientificamente fondati e omogenei. Giovanni. Beh, questo è stato un avvenimento di quelli notevolissimi, tra l'altro salutato in tutte le maniere e soprattutto con il giusto peso che è stato dato proprio a questa iniziativa. E tra l'altro va detto, chiuso l'appuntamento internazionale, la ministra Roccella anche, va bene, in giro dovunque è presente, materie scientifiche e intelligenza artificiale tra le priorità del mondo femminile. Questo è un argomento importante perché viene fuori sempre il discorso della strada da fare ancora, anche se ne è stata fatta tanta, no? Specialmente nei settori come quello dell'intelligenza artificiale, appunto. Il presente e il futuro passano di qui e per questo dobbiamo augurarci che anche molte ragazze sostengano questi percorsi. Ha detto, al momento in Europa solo il 20%, il 30% delle donne lavora in questo settore. Molte donne, per la verità, lavorano nella cura della persona, uno dei parti meno pagati, e per questo dall'Unione Europea è stata messa a punto una strategia per guardare alle condizioni di lavoro delle donne impegnate, che sono il 90% in questo settore specifico. Sembra un po' un settore, come dire, circoscritto, particolare, dove la forte presenza delle donne non è dovuta ad un impegno e ad una conquista, ma sembra un po' un comparto nel quale sono finite per stare, insomma. Ma la crescita sociale passa anche, e questo lo dice CGIL, CISL e UIL, la crescita sociale passa dal mercato del lavoro, ma che è molto va riformato e va assolutamente tenuto sotto controllo, anche di questo si è parlato, e poi ancora vediamo come gli strumenti contro gli stereotipi, questo addirittura l'ha detto il presidente, il governatore Vito Bardi, rimuoviamo gli ostacoli sul discorso della parità e delle pari opportunità, appunto, e delle differenze di genere, soprattutto, appunto, tutti hanno convenuto, aprendo sul fronte delle materie scientifiche e in particolare questo discorso dell'intelligenza artificiale, che in qualunque caso ricorda anche Maria Grazia Squicciarini, capo dell'ufficio esecutivo del settore delle scienze sociali ed umane dell'UNESCO, in qualunque caso deve essere utilizzata in maniera etica, cioè con un forte senso etico. E parallelamente al G7 si è svolto anche un importante incontro, sempre della durata di 3 giorni, che ha visto vari attori del territorio coinvolti in quest'ambito al Palazzo della Provincia, un appuntamento internazionale organizzato da una serie di realtà nazionali e locali. L'imprenditoria femminile, il ruolo delle donne elette in Basilicata, la presentazione di progetti per promuovere la parità di genere, i temi al centro degli ultimi panel della G7 delle donne, la 3 giorni paraministeriale organizzata a Matera da Pangea, Rete Donne Comune di Matera e Women Without Violence Foundation, in concomitanza con il G7 ministeriale sulla parità di genere. Protagonisti ieri pomeriggio l'Associazione Nazionale Donne Elettrici, ANDE, Stati Generali delle Donne della Basilicata e FIDAPA di Matera. Focus principale: promuovere la parità di genere nei luoghi decisionali e contrastare la violenza sulle donne. La FIDAPA di Matera ha voluto premiare 5 donne imprenditrici del materano che con il loro instancabile lavoro, la passione, l'abnegazione che hanno profuso nel lavoro hanno contribuito e contribuiscono alla crescita non solo economica della nostra
nostra città, del nostro territorio, ma anche culturale e sociale. Il lavoro delle donne deve essere valorizzato, vanno pertanto accesi i riflettori, come abbiamo voluto fare oggi, sul lavoro delle donne che molte volte si dà per scontato. E chi sono queste 5 donne che avete scelto? Marianna Di Nona per il settore della ricezione, del settore alberghiero, poi c'è la signora Lacertosa per quanto riguarda la produzione di olive e di olio, tipiche del nostro territorio, la signora Martino per la produzione del pane. Noi andiamo fieri a Matera che ad essere premiata sia una donna panificatrice, e la Lucia Cascione di Miglionico, titolare di una ditta di autotrasporti che guarda molto alla sostenibilità ambientale, alla riduzione di CO2 in atmosfera. Infine Laura Tosto nel settore delle comunicazioni. Riteniamo che una donna imprenditrice in questo settore possa essere un valore aggiunto, data la delicatezza del lavoro e dei valori che si comunicano attraverso appunto le televisioni, i social media. Tutte donne insomma che hanno affermato con forza il loro valore nei vari settori di competenza. Quali sono i prossimi impegni di FIDAP nel territorio? Nel prossimo anno la FIDAP si occuperà di divulgare e di diffondere temi quali quello della fragilità delle donne in un momento di cambiamenti climatici, quindi le donne doppiamente fragili, doppiamente vulnerabili a causa di questi sconvolgimenti climatici a cui tutti stiamo assistendo. Ci occuperemo ancora di donne migranti, di genitorialità a distanza delle donne migranti, quindi delle difficoltà a gestire la maternità con figli in altri paesi, quindi parleremo di welfare transnazionale, di famiglie transnazionali. Nell'ambito di questo grande evento l'ANDE si presenta con un workshop caratterizzato dal tema Cuori connessi contro la violenza sulle donne, che utilizza una bellissima immagine di Stefano Bressani, un artista a noi molto vicino, che appunto ci ha offerto questo cuore bellissimo, e noi lo veicoliamo col messaggio che tutti insieme nella società, gli enti locali, le donne elette, i giovani, le persone anziane, tutti dobbiamo cooperare nell'ambito della famiglia, nella scuola, nella società, nelle istituzioni contro la violenza sulle donne, agendo sulla spinta del nostro cuore, quindi con amore, con passione, con dedizione, con entusiasmo. Qual è lo stato dell'arte, per esempio in Basilicata, e cosa ancora si può fare per poter combattere questo fenomeno? Beh, diciamo l'ultimo femminicidio è quello di Rio Nero, un femminicidio anche terribile. Le donne che abbiamo perso sono varie e numerose, quindi il fenomeno del femminicidio persiste anche in Basilicata. Ci vuole tanto cambio di mentalità, è un fatto culturale. La lotta alla violenza sulle donne, il predominio degli uomini sulle donne è una lotta alla violenza. Ma che cosa dobbiamo fare? Innanzitutto dobbiamo agire sull'uomo violento, non dobbiamo soltanto soccorrere le donne, quello è un percorso, è un canale, ma ne abbiamo un altro da percorrere ed è quello di recuperare gli uomini che agiscono violenza sulle donne. In che modo? Con l'azione di centri. Si è aperto un centro a Potenza, si è aperto adesso un centro a Matera, iniziative sostenute dalla prefettura, dalla questura, sono i CUA, 100 uomini autori di violenza. Zonta International Club invece si è occupata del percorso della donna in politica, lo stato dell'arte del percorso della donna in politica, in particolare in Basilicata. A che punto siamo? In Basilicata cominciamo a muovere veramente i primi passi, nel senso che abbiamo attraversato anni in cui la Basilicata ha avuto proprio la camicia nera per quanto riguarda elezione delle donne nella massima assise, stiamo parlando del Consiglio regionale. Attualmente abbiamo eletto 3 donne in Basilicata e rispetto a 20 sono ancora molto poche, se consideriamo che la stragrande maggioranza degli elettori è di genere femminile. Questo non ha sicuramente una proporzione adeguata sui risultati, sul successo di questa elezione, ma soprattutto noi ci siamo interrogate proprio sulla conquista dei luoghi decisionali. Quindi riusciamo ad avere a livello regionale un solo assessorato, ma perché imposto
Noi vogliamo dire che in Basilicata avremo raggiunto una vera parità di genere anche in politica quando avremo delle donne elette come gli uomini senza avere delle quote riservate. Per migliorare questa situazione bisogna intanto che le donne siano unite, che finalmente venga inaugurata l'era della complicità tra le donne, e i giorni trascorsi qui sono una prima pietra miliare in questa direzione, quindi la complicità delle donne prima di tutto. Poi l'impegno dei partiti ad investire sulla risorsa donna e poi convincere l'elettorato che un'assise fatta, non dico a metà da donne, ma comunque con un numero accettabile di donne, può essere un consesso con una sensibilità diversa, io non voglio dire migliore, ma sicuramente diversa. A tracciare un bilancio di questi tre giorni, l'assessora alle pari opportunità Tiziana Doppido, in prima linea nell'organizzazione dell'evento insieme a Rete Donne Comune di Matera. Sono emersi dei contributi molto importanti. Le relatrici e i relatori che hanno preso parte a questi tre giorni di convegno provengono da tutto il mondo, provengono da realtà e da situazioni molto diverse per quanto riguarda la situazione della donna e da legislazioni molto diverse. Abbiamo sicuramente paesi come la Francia che sono buone pratiche da cui apprendere e prendere spunti, paesi invece che si trovano in situazioni più difficili da cui comunque prendere altrettanti spunti. È stato un convegno molto ricco, quindi tra l'altro specifico che al di là di questo convegno e dei lavori ministeriali e degli incontri bilaterali ci sono stati altri convegni che cito velocemente, quello di Confindustria del B7, Fortune Italia, stamattina c'è stato il Women 7, perché li cito? Perché alcune delle relatrici e delle organizzazioni che hanno preso parte a questo convegno hanno preso parte anche ad altri convegni, per cui c'è stato anche modo di rimescolare le informazioni, le collaborazioni, sono stati stretti nuovi accordi tra le organizzazioni e tra le istituzioni. E al termine di queste tre giornate, le stanno già scrivendo le organizzatrici della Fondazione Pangea di Women Without Violence e della Rete Donna Comunale, che sta tuttora parlando, stiamo chiedendo gli ultimi interventi, sta stilando delle raccomandazioni che verranno poi presentate al Ministero delle pari opportunità e domani verrà fatto un resoconto di queste tre giornate. C'è un concetto, ascoltando le varie relazioni nazionali e internazionali, che l'assessora ha intercettato, in particolar modo l'ha colpita, che se lei potesse portare le raccomandazioni la porterebbe come valore aggiunto? Allora, ci sono due questioni. Una riguarda i finanziamenti. Abbiamo bisogno di fondi per quanto riguarda le questioni relative alle donne, alla violenza contro le donne, all'empowerment femminile, che tra l'altro sono due delle sottotematiche che in queste giornate la ministra Roccella ha più volte evidenziato. Stamattina è stata anche al Comune di Matera a conoscere le organizzazioni della Rete Donna e l'ha ripetuto ancora una volta. E poi quello che ci ha colpito, ma non neanche troppo perché siamo abituati a sentirlo e ci stiamo lavorando, e aumentare, continuare a sensibilizzare su queste tematiche, perché a noi dall'interno, dalla parte istituzionale, sembra tutto chiaro e conosciuto, perché noi abbiamo a che fare con queste problematiche tutti i giorni, anche con le forze dell'ordine, con le ASM, con la scuola e così via, ma invece non è così, e questo è emerso anche in queste ultime giornate, soprattutto questo pomeriggio. Giovanni, a te. Beh, devo dire che è veramente un dibattito articolato, grandi e importanti contributi, anche contributi sostanzialmente che hanno delineato e confermato il quadro sicuramente positivo sotto questo aspetto che vive intanto la Basilicata, salvo qualche eccezione anche sciagurata in certi casi, ma sostanzialmente il quadro è quello, e sostanzialmente il terreno di coltura, quello giusto per far camminare le nuove idee, le nuove scelte, i percorsi del mondo femminile, può essere quello che prende proprio il via dalla Basilicata. Anche va detto che sotto questo aspetto l'organizzazione pare abbia funzionato, ovviamente sono rimasti gli aspetti polemici legati alla chiusura degli esercizi commerciali, ma c'è anche un fatto che è anche interessante, che riprende in questo caso il quotidiano. Oggi vi ricordo non abbiamo gli inserti regionali di Repubblica e del Corriere della Sera, quindi siamo un po' limitati nelle cose che possiamo raccontarvi, però c'è questo fatto che voglio mettere in luce, perché nel percorso per andare
andare verso, verso i sassi. Nel 2021, ricordate, c'era il G20 a Matera nel 2021 e un professore e un titolare di cattedra, insegnante di lingue straniere, si affacciò dalla sua casa su una delle strade principali, quella del Sasso che porta giù a San Pietro Cave Ozzo a Matera via Bozzi, e si affacciò a torso nudo perché faceva un caldo tremendo, e si affacciò per vedere tutti gli esponenti del G20 e fu molto fotografato. Si è affacciato anche questa volta, per la verità complice una temperatura un pochino più fresca, teneva una maglietta, ma ha tirato fuori anche un manifesto fatto a mano, un poster dove c'è scritto no alla guerra, no war, scritto direttamente in inglese, e devo dire che è stata una protesta di tipo civile, precisa, senza alcuna escandescenza, però fatta in maniera netta, che ha segnalato al G7, ai partecipanti e a coloro che sono scesi giù per via Bozzi proprio il discorso della sua contrarietà alla guerra e agli scenari di guerra che abbiamo, fatto in maniera dal balcone, come al solito, dal balcone della sua bella casa. Mi sembra una cosa da citare, perché penso che ogni volta che avremo qualche iniziativa internazionale il professore sarà presente e farà sapere a tutti la sua opinione in proposito di temi importanti come quello della guerra. Ora ci fermiamo per una breve pausa e torniamo tra poco. Primo bilancio del presidente della nuova Fiera del Levante Frulli. Abbiamo superato i numeri dello scorso anno, ha dichiarato. Il presidente ha poi sottolineato il coinvolgimento dei social quest'anno, ha avuto suggerimenti dal popolo del web. I numeri sono buoni, 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 buoni. Domani avremo, diciamo, la chiusura definitiva. Possiamo anticipare che a chiusura di ieri sera avevamo già superato l'anno scorso, non solo in termini di presenza, ma anche in termini di valore assoluto di incasso, con quasi l'80% delle vendite dei biglietti fatte online, dunque anche con un valore più basso. Quello che significa che non solo abbiamo un dato certificato che le vendite online sono numeri veri, ma che ha funzionato questo nuovo modo di incentivazione, dunque abbiamo avuto meno ingorghi alle casse, un accesso più facile, e abbiamo avuto una fiera che ha avuto una costanza di presenza settimanale, cioè al di là dell'exploit del primo weekend di ieri, che sono abbastanza storici, avere una presenza costante e vedere i numeri degli espositori, che è poi la cosa più importante per noi oggi, vedere gli espositori felici che vendevano, che venivano da noi, hanno riconfermato quasi tutti gli spazi, cercando anche di dare ancora di più suggerimenti. Questo è il primo risultato. Poi, io faccio delle assonanze un po' importanti, ma non perché mi piace alzare troppo l'asticella, però la campionaria è un qualcosa che da sempre è amata e odiata dal popolo, dalle persone, dai visitatori. Beh, quest'anno sono piacevolmente colpito che non ho avuto delle critiche, ma ho avuto dei suggerimenti dai social e delle cose che mi hanno fatto piacere, e bravo, non ce l'aspettiamo, però già avere un approccio propositivo, penso che sia stato già questo è stato veramente un grande risultato. E ora andiamo ancora in Fiera del Levante, perché sono stati organizzati una serie di appuntamenti dall'Umplipuglia. Il censimento dei beni immateriali, la presentazione del Carnevale del Salento e una proposta, a sorpresa, da parte del presidente della Fiera del Levante. Durante l'ultimo giorno alla campionaria internazionale dell'Umplipuglia, l'Unione delle Proloco Regionali, il presidente di Nuova Fiera del Levante, Gaetano Frulli, ha lanciato la suggestione di una Fiera dei Comuni,
da organizzare insieme a Umpli a dicembre 2026. Ho proposto sia al referente regionale ma al presidente nazionale di poter fare una fiera regionale delle proloquie dei comuni, ovviamente coinvolgendo la regione e tutto, perché dobbiamo non solo difendere ma divulgare quello che è la tradizione, quello che loro hanno dentro. Sono strategici, ne sono 240, hanno il 95% di presenza di capillarità nei comuni ed sarebbe bellissimo poter organizzare una fiera aperta a tutti i cittadini, ma anche, visto che ormai la Puglia è turismo, è aperta diciamo, al mondo, trovare un momento in cui poter dare la possibilità di far conoscere in un unico contenitore quello che è la nostra tradizione, e poi magari da qua qualcuno ha pure qualche spunto per dire: bene, questo paese non lo conoscevo, c'è questa cosa, la vado a vedere. Noi ne siamo contenti e orgogliosi, perché sicuramente l'impegno nostro e nel momento in cui comunichiamo alle Proloco di questa iniziativa sarà una cosa grandiosa per tutta la Puglia, ma soprattutto per tutte le Proloco e i comuni rappresentati da loro in questo contesto diciamo, di Fiere delle Vande. Beh, diciamo, è un qualcosa che veramente è importante, perché le Proloco danno vivacità ai territori, tanto vivacità ai territori, è chiaro, cerco di sollevare anche l'economia dei territori, l'economia dei luoghi, e oggi bisogna andare insieme, bisogna collaborare insieme, bisogna mettere in campo plurime sinergie che fanno sì che per generare ulteriore benessere per i cittadini. L'ultimo giorno di fiera è stato anche l'occasione per parlare dell'importante progetto del censimento dei beni immateriali promosso da Umpli con il presidente nazionale. Progetto che stiamo portando avanti ormai dallo scorso anno, un progetto che si sta riempiendo pian piano di contenuti. L'abbiamo voluto in questa occasione per questa fiera così importante che richiama tantissimi visitatori e un momento per condividere anche con tutta la nostra base con questo progetto così importante, anche attraverso la collaborazione con Confcommercio, che sicuramente è un partner importante per attivare sui territori alcune azioni di condivisione, ma ecco, la nostra attività volta al censimento ci porterà veramente in tutta Italia a riconoscere, a far valorizzare ancora di più quell'immenso patrimonio che è il nostro diciamo bene più prezioso, perché fa parte della nostra storia, le nostre tradizioni, i nostri eventi, il nostro artigianato artistico, ecco, un mondo importante che deve essere assolutamente valorizzato e che deve essere salvaguardato. Il nostro censimento, che non è solo la raccolta e quindi l'archiviazione, ma è anche quello della consapevolezza dell'importanza dei beni ed è quello anche di poter salvare molto di questo patrimonio, perché il patrimonio immateriale è un patrimonio molto fragile. Tra i beni immateriali ci sono anche le tradizioni locali, come il Carnevale del Salento, che la Proloco di Lecce vuole rilanciare. Il Carnevale barocco alla Corte di Lecce nasce per rivitalizzare una tradizione che è molto importante per la destagionalizzazione del turismo. E quindi qual è l'idea del Carnevale barocco alla Corte di Lecce? Coniugare il barocco leccese, che ha fatto di Lecce una novella Venezia, con l'arte della meraviglia, dello stupore. Noi abbiamo addirittura maschere apocotropaiche che servivano un tempo per tenere lontani gli spiriti maligni dalle case. Abbiamo l'arte della cartapesta e quindi abbiamo la possibilità veramente di ricreare, di ricostruire le origini del Carnevale e di fare del Carnevale una festa che consente contemporaneamente ai più giovani, da un lato, di divertirsi e di creare, ma dall'altro anche di riscoprire la bellezza delle tradizioni più antiche del territorio. Giovanni. Beh, devo dire che è sempre un momento interessante, anche quest'ultimo riferimento, tra l'altro, al discorso delle
maschere apotropaiche che vengono fuori, anche che vengono raccontate, che fanno parte della tradizione salentina, ma non solo quella, perché voglio dire, così come ci sono questi fenomeni, ci sono altri momenti sotto il profilo antropologico interessantissimi che hanno a che fare con la tradizione, che le Pro Loco riescono sempre a conservare e a mettere in luce. Immaginate per esempio alcuni eventi che riguardano in particolare la Daunia, paesini piccolissimi come Accadia, come tanti altri paesi che non si perdono, anche perché le Pro Loco insistono molto a difendere e a far conoscere tutto ciò. Una tradizione, quella della fiera, sicuramente importante, è che torna all'87esima campionato. Abbiamo sentito il Presidente, ci ha sottolineato come appunto c'è stato un aumento tra l'altro dei visitatori proprio in Puglia, ma ci sono anche fatti di cronaca interessanti che rilevo in particolare dalla Gazzetta, dalla cronaca di Bari, dove abbiamo appunto, oltre appunto all'aumento 20% in più rispetto al 2023, anche l'interesse per una serie di situazioni, di fatti, di presenze interessanti, come per esempio Cesare. Chi è Cesare? Il cane robot dell'esercito italiano, e che tra l'altro ha ricevuto e ha incrociato praticamente un mezzo semovente, un robot letteralmente, con quattro zampe, con quattro gambe, e ha attirato l'attenzione di grandi e di piccoli rispetto a queste cose, rispetto appunto alla tecnologia super avanzata. Immaginate tra l'altro quanti ruoli e quanta importanza può avere utilizzare questo tipo di strutture, salvando e risparmiando vite umane che così non sono messe a repentaglio una per tutte. Vale tutta la ricerca degli esplosivi e di quello che potrebbe essere, possono essere appunto eventuali ordigni, insomma, no? Che possono essere piazzati anche sul fronte del terrorismo. Altro dato che mi piace, anche perché viene fuori da una sensibilità che poi è tipicamente consolidata, è sempre esistita, non esistono grandi momenti di tensione, di discriminazione razziale in Puglia, neanche in Basilicata per la verità, ma in Puglia, vedete, c'è una cosa bellissima. Quale può essere lo spirito della campionaria, scrive l'autore del pezzo, dice, può essere quello che praticamente pervade una bambina biondissima che stringe felice una bambola di stoffa, una bambola nera, un bambolotto dalle fattezze africane che i genitori le hanno appena acquistato nello stand del Senegal, nella Galleria delle Nazioni, che resta sempre quella più accorsata, come sappiamo tutti. Cercavamo da tanto una bambola nera, spiega con semplicità la mamma mentre paga, e queste sono veramente molto belle. Ancora una volta il simbolo dell'apertura di questa città sull'Adriatico, una città rivierasca di questa importanza, che si apre all'est, che si apre al mondo, che apre i confini dovunque, si compendia nella tradizione della campionaria. Mi sembra sia un giusto viatico per l'edizione prossima. Speriamo che vada così. A questo punto poi però abbiamo anche altro, perché c'è un progetto interessante che non riguarda in questo caso l'est, ma riguarda un po' il sud rispetto alla Puglia, alla Basilicata, ed è un progetto tra Puglia e Sicilia per la costituzione di un hub delle energie rinnovabili, e su questo ci sono appunto cose nuove e interessanti accordi. Rinnovabili Puglia e Sicilia unite come hub energetico, e su questo si potrà sicuramente creare quelli che vengono definiti anche dei momenti di cooperazione, ma anche le fonti green, verdi. Tra le regioni del sud la prima
potenza installata di impianti è proprio il Tacco d'Italia, 10,4% della capacità nazionale, seguono la Sicilia e la Basilicata, la Sicilia 6,5, la Basilicata 5,7. Quindi, come vedete, nonostante la Basilicata sia un terreno ricco, un territorio ricco di energie tradizionali, c'è anche il discorso delle energie rinnovabili. Il tema è stato sollevato tra l'altro anche al G7 Agricoltura che si è tenuto qualche tempo fa e che noi abbiamo seguito con attenzione giù in Sicilia, a Siracusa, a Segesta, ma su questo va detto, messi insieme e trovare un percorso comune tra Puglia e Sicilia può essere veramente un discorso interessante e che c'ha ancora spazio da poter offrire, anche perché si sta iniziando a lavorare a 5 leggi quadro per regolamentare la transizione energetica in Italia, dallo stoccaggio dei gas agli impianti nucleari e poi la riconversione delle infrastrutture e le reti dell'idrogeno. Quindi tutto questo ben si lega con un primo appunto momento di cooperazione tra Sicilia e Puglia, ma su questo va detto che il governo Meloni vuole lasciare il segno nel campo dell'energia ed è per questo che intende varare una serie di leggi quadro che dettino le regole per il ritorno al nucleare anche, ma su questo ci sarà sicuramente confronto acceso, per settori innovativi come la cattura del carbonio e l'idrogeno, per gli stoccaggi di metano e la riduzione delle perdite. Va detto, per quel che riguarda il nucleare, non si tratta più del nucleare di una volta, ma sarebbe un altro tipo di sfruttamento di quell'energia, assolutamente meno pericoloso. Dico sarebbe, va tutto verificato e poi va sottoposto al vaglio di una intera nazione che ha votato una legge contro il nucleare e ha fatto anche un referendum contro una legge sul nucleare, come ricordiamo tutti. Un altro dato su questo argomento, che è un argomento che ha anche molte sfaccettature, è quello che sì, lavoriamo e lavorate insieme, però attenzione, c'è un discorso che non va trascurato, e vale a dire che sull'ecosistema e lo sviluppo c'è anche l'attenzione non positiva ovviamente dell'ecomafia, e su questo dice in particolare Roberto Rossi, insieme, che in questa foto in un confronto a Bitonto e con Roberto Nitti, dice Roberto Rossi, procuratore, arrivano nel nostro territorio enormi quantità di immondizia proveniente da tutta la penisola, e Nitti dice rinforzare i servizi di polizia giudiziaria. Insomma, la criminalità ambientale cresce insieme ai reati, no? Perché sostanzialmente è terreno fertile di intervento da parte delle organizzazioni criminali e malavitose. I procuratori di Bari e Trani appunto confermano, aumentano gli illeciti con i rifiuti, e dicono pure rispetto agli impianti di stoccaggio dei rifiuti, già da diverso tempo il Ministero dell'Ambiente ha adottato una serie di prescrizioni, di indicazioni sulle modalità con le quali deve essere fatto lo stoccaggio, proprio perché si sa che sono degli impianti particolarmente suscettibili ad andare incontro a forme di combustioni più o meno diffuse, e questo è un dato che conosciamo e lo si conosce sia in Puglia che in Basilicata. Qualche volta è successo di ritrovarsi con una serie di come dire, fumi e incendi, per fortuna di piccola entità, che però sono proprio derivati, diciamo, dai luoghi di stoccaggio dei rifiuti. Va detto ancora un altro dato importante su questo argomento, e qualche giorno fa ne parlava proprio la Gazzetta, forse tre o quattro giorni fa, è che è stato registrato un fenomeno di esportazione via nave, via mare, di rifiuti verso la Cina. Non si riesce a capire molto bene, non c'è traccia assoluta ufficiale di questi passaggi. Si sa che però un paio di avvistamenti
più di un paio di avvistamenti e soprattutto un paio di, come dire, incontri sono stati possibili, nel senso che sono state rilevate queste natanti, queste grandi navi che andavano appunto verso altri posti, in particolare pare la Cina, è sempre un pare, con carichi appunto di rifiuti particolari anche, e su questo è chiaro bisogna fare chiarezza, anche perché non è detto che su questo ci sia l'attenzione e il placet dello stesso governo della Repubblica Popolare Cinese. Forse è un traffico che andrà verificato passo per passo per capire cosa porta, da dove parte e dove arriva. Nei giorni scorsi l'elezione del presidente Anci di Basilicata, è eletto il sindaco di Brindisi di Montagna, Gerardo La Rocca, che abbiamo incontrato. Gerardo La Rocca, sindaco del comune di Brindisi Montagna, è stato eletto all'unanimità presidente di Anci. Iniziamo ad analizzare un po' le linee programmatiche, quali sono le sue priorità come presidente di Anci per il prossimo futuro? Ci sono nuove strategie in cantiere per rafforzare la collaborazione tra i comuni lucani e migliorare la qualità della governance locale? È un'ardua sfida che io ho accettato di buon grado, perché poi sono stati appunto eletto all'unanimità, ho raccolto l'eredità importante del primo presidente Adduce e poi presidente Bernardo, che mi hanno regalato in questi 5 anni che l'ho affiancato nel direttivo tanta esperienza e tanta energia e soprattutto tanta passione per quello che è il ruolo di sindaco. Io sono sindaco di un piccolo comune, quindi è proprio quello che voglio rappresentare, perché 108 sono i comuni piccoli della Basilicata su 131. Tanti sono i problemi, tante sono le sfide, ma soprattutto tante sono le peculiarità e le opportunità che questa regione può dare. Quindi noi dobbiamo raccogliere proprio questo, dalle sfide, da quelle che sono anche le negatività, dobbiamo prendere forza, prendere coraggio e affrontare tutte le sfide che ci verranno da oggi in poi. Io voglio creare un direttivo operativo con delle commissioni, dove delle squadre di lavoro dove ognuno porta avanti un tema particolare e poi riunirsi sempre per affrontare insieme, come dicevo prima, le sfide. Parliamo dei piccoli comuni, quindi noi ci dobbiamo soprattutto concentrare sui servizi che mancano nei piccoli comuni, a partire dalle scuole, dalla sanità, la sfida energetica. Oggi non si può che non affrontare la sfida dell'emergenza idrica che sta soprattutto la mia zona affliggendo con il bacino Camastra, ma che pian piano sicuramente se non migliora parte tutto, e quindi tutta la Basilicata viverà questo problema. Il problema energetico, il problema petrolio, quindi come dicevo il problema acqua, tante sono le sfide e spero che insieme con il direttivo e con tutti i 131 comuni li porteremo avanti. Ecco, considerando le opportunità del Next Generation EU e del PNRR, quali sono le iniziative specifiche che Anci Basilicata intende portare avanti per migliorare le infrastrutture e i servizi nei piccoli comuni? Allora, innanzitutto ora dobbiamo concentrarci sul chiudere quelli che sono i progetti finanziati, e se ci viene data l'opportunità quella di indicare anche nuove strade, perché il PNRR è un'ottima opportunità, ma non possiamo che dimenticare che il territorio non è stato preso in considerazione fino in fondo, perché queste sfide vanno soprattutto contestualizzate e va visto veramente cosa serve nei piccoli comuni, cosa serve nei comuni. Non si è avuto proprio questo. Spero che possiamo cambiare la rotta ed contestualizzare un po' tutto, perché le sfide si vincono insieme. Tra le linee programmatiche, una valorizzazione dei borghi dal punto di vista turistico c'è, perché questa rappresenta un'altra attività importante. Esatto, il turismo è il fiore all'occhiello di questa regione, noi dobbiamo sempre più diventare una destinazione turistica, quindi bisogna mettere insieme tutte le sinergie, tutte le peculiarità dei territori e farne un'unica destinazione dove la solidarietà tra i comuni deve essere da padrone. Io quindi spero di poter dare
una mano col mio direttivo a fare una regia per poter programmare insieme quelli che sono gli sviluppi turistici di un territorio che è tanto ad offrire, ma soprattutto tanto apprezzato dal turismo in questo momento, soprattutto estero. Quindi ci dobbiamo mettere insieme per attuare una strategia unica, dobbiamo anche interloquire con quelli che sono gli enti che oggi hanno l'onere e l'onore di programmare il turismo in Basilicata. Lo spopolamento è un problema crescente in Basilicata, quali le iniziative da questo punto di vista? Si parla tanto di spopolamento, bisogna affrontarlo insieme, questo problema che non è solo lavorativo ma è anche e soprattutto quello dei servizi, a cominciare dalle scuole, dall'università. Dobbiamo rendere sempre più attrattiva questa terra e soprattutto l'Università di Basilicata, perché i giovani prima di andare via per cercare lavoro vanno via a 19 anni per scegliere un'altra università, quindi dobbiamo diventare più attrattivi per i nostri giovani. Dobbiamo anche insegnare loro quali sono le opportunità di questa terra, secondo me, perché non vanno colte fino in fondo ed è con troppa facilità i nostri giovani abbandonano la terra senza nemmeno provarci, ed è questo un impegno che cercheremo di portare avanti. In che modo la programmazione 2021-2027 può rappresentare un'opportunità di crescita? Ecco, come dicevo prima, per il PNRR noi dobbiamo essere assolutamente coinvolte nelle scelte, perché è proprio dai territori, dal front office che rappresentano i sindaci, le amministrazioni locali, noi conosciamo bene quali sono le esigenze, quali sono le opportunità, quali sono le negatività, quindi programmare insieme, essere sui tavoli dove si decide il futuro di questa terra. Giovanni. Beh, devo dire che intanto rinnoviamo e facciamo le congratulazioni al sindaco di Brindisi di Montagna, che è diventato presidente dell'ANCI regionale, persona molto attenta ai problemi della popolazione, dei piccoli comuni, del suo paese, tra l'altro con un percorso che era già iniziato in precedenza quando lui faceva parte già dell'amministrazione precedente. Era iniziato sul fronte della diffusione e della conoscenza di questo bellissimo castello che è a Brindisi di Montagna e che ormai è attrezzato sotto tutti gli aspetti. Pensate che la sala municipale per i matrimoni civili è proprio lì sulla sommità nel castello, che è tutto mirabilmente restaurato, e soprattutto tutto quello che succede anche giù alla Gran Cia di Brindisi di Montagna con il famoso spettacolo che ha a che fare, focalizza le vicende della storia post-unitaria e del brigantaggio. Insomma, tutti momenti interessanti, ma soprattutto la cosa importante è che ci sia appunto una persona che ha già dato dimostrazione e quindi va nel solco della tradizione, dell'attenzione nei riguardi dei comuni che già aveva il precedente presidente, e ci sia una persona che appunto dia e stia sempre molto, diciamo, sul pezzo, come potremmo dire noi, ma molto sui fatti, per poter fare in modo da valorizzare, e torna il discorso della valorizzazione, ne parlavo prima, valorizzare i comuni della Basilicata. Per la verità, su questo devo dire abbiamo un riferimento che è interessante e che ha a che fare con un comune prestigioso della Basilicata, un comune che si chiama Acerenza, tra l'altro ha una cattedrale eccezionale, bellissima, costruita proprio lì, ma tra l'altro c'era tutta questa storia connessa al fatto che probabilmente, dico probabilmente perché ci sono le insegne di Vlad Dracul, l'impalatore, Vlad Tepes, principe della cristianità, difensore contro i turchi, contro appunto i turchi, sia lui che Giorgio Castriota Skanderbeg in Albania, e che
probabilmente una figlia, una nipote, forse la figlia proprio di Vlad Tepes, che poi è il personaggio che ha dato, storico, che ha dato vita al famoso Dracula di Bram Stoker, ma non ci sta nessun riferimento diretto, insomma, no? Beh, sotto questo aspetto sono vicine, perché ci dovrebbe una figlia forse di Vlad Tepes ha sposato un nobile che aveva appunto la signoria su Acerenza. C'è traccia negli stemmi presenti e quindi sotto questo aspetto c'è stato un incontro tra delegazione rumena e poi ancora il docufilm che è stato realizzato su Dracula, un rapporto rafforzato attraverso la mostra Dimensione Europea di Vlad Tepes, interessante da vedere sicuramente, anche perché ci rimette al centro dell'attenzione, o rimette meglio Acerenza al centro dell'attenzione internazionale, centro che già aveva perché è uno dei paesi notevolissimi, suggestivi della Basilicata, però bello da riscoprire anche da parte di coloro che vivono in Basilicata e in Puglia. Farsi una gita sarà sicuramente piacevole. Alla scoperta nella giornata mondiale della geodiversità della ricchezza geologica del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, proclamato Geoparco Mondiale UNESCO a settembre scorso. In occasione della giornata mondiale della geodiversità, il Parco Nazionale dell'Alta Murgia ha invitato la comunità locale e i visitatori alla scoperta della ricchezza geologica di Murgeo Park, proclamato Geoparco Mondiale UNESCO lo scorso 9 settembre. Quest'anno la celebrazione assume un significato ancora più profondo per il territorio. Questo riconoscimento sta attirando la curiosità di molti turisti, adesso sta a noi migliorare la fruibilità, l'ospitalità e soprattutto continuare a lavorare nell'ambito della seconda fase della Carta Europea del Turismo Sostenibile per creare appunto proprio dei pacchetti turistici da offrire ai turisti. Due appuntamenti sono stati organizzati nel territorio di Gravina in Puglia, entrambi a cura delle guide ufficiali dell'ente parco, fra il Pulicchio di Gravina, la Fossa Bradanica e il Costone e il suggestivo ponte acquedotto. Un'occasione di scoperta, ma anche un'opportunità per sensibilizzare i partecipanti sull'importanza di proteggere il patrimonio naturale del territorio. Una bellissima giornata mondiale della geodiversità perché la festeggiamo, la celebriamo come geoparco UNESCO. Abbiamo scelto il Pulicchio, che è una delle due doline da crollo più importanti d'Europa, che ricade nel territorio di Gravina, e abbiamo ricevuto tante adesioni. Il percorso prevede sia la visita al Pulicchio, ma la visita anche il percorso geologico all'interno del comune di Gravina, con la visita finale al Geomuseo Scacchi. Ci troviamo qui al Pulicchio, la zona è definita delle tre doline perché c'è la dolina del Pulicchio, la dolina di Gurlamanna e la dolina dei Tre Paduli. Ora una breve pausa e torniamo tra poco. Il calcio di Serie B, pareggio amaro in trasferta per il Bari sul campo della Cremonese. Un bilancio su come è andato questo match con Alfredo Nolasco. Alfredo, buongiorno e grazie. Buongiorno a voi, ben ritrovati. Che cosa è successo ieri? Allora, diciamo che i temi al risveglio, i temi sono due, uno positivo sul piano della cronaca sportiva, perché se si aspettavano conferme da una partita, da un banco di prova impegnativo come quello dello Zio di Cremona, le conferme per la squadra di Longo sono inevitabilmente arrivate, c'era da aspettarselo, è ancora un progetto la squadra di Longo, però è un felice progetto perché si vanno delineando buone prospettive, inutile negarlo, la squadra c'è, ha temperamento, ha carattere, ha avuto la capacità di imporsi, di passare in vantaggio al cospetto di una rosa di tutto rispetto, allestita indiscutibilmente per tentare la risalita in Serie A. L'altro tema che però va sottolineato è quello arbitrale, indubbiamente, perché c'è stato un episodio quantomeno discutibile e nel momento cruciale della partita, dopo il pareggio della squadra allenata da Stroppa, un fallo evidentissimo e meritava almeno
un'occhiatina al VAR, che invece l'arbitro, il signor Manganiello, ha evitato, alla quale non ha dato alcuna importanza. Sarebbe probabilmente finita nella maniera forse più giusta per quello che è il volume di gioco e di personalità espresso dal Bari, però di questi tempi bisogna accontentarsi. La verità è che alla fine di tutti questi discorsi, tra la partita interna con il Cosenza e questa di ieri contro la Cremonese, conti fatti, al Bari in classifica mancano dei punti anche se pensiamo alla trasferta di Marassi, che il Bari ha giocato per quasi per intero in superiorità numerica. Insomma, per quello che ha fatto vedere il Bari in questo scorcio iniziale della stagione, diciamo che la classifica, se la guardiamo stamattina, è assolutamente bugiarda per la squadra di Longo. È vero, l'allenatore del Bari dice e sostiene che di questi tempi, ha ragione lui, è inutile guardare la classifica, perché il Bari, come dicevamo prima, è in effetti un cantiere ancora al lavoro per cercare la propria identità. Però voglio dire, se sul piano del gioco, se sul piano anche dell'estetica, insomma, ci sono già dei risultati, purtroppo non c'è adeguato riscontro in classifica. Questa è una squadra che, per quello che si è visto in questo momento, anche guardando le avversarie eccetera, è una squadra che, secondo il mio modestissimo parere, potrebbe stare tranquillamente tra le prime 3-4 posizioni. Quanto un errore arbitrale del genere, qualora fosse confermato, ma dalle tue parole pare sia stato proprio un errore arbitrale, possono incidere sull'esito del campionato? Beh, sai, hai detto bene tu, perché questi sono punti che è inutile negarlo, l'abbiamo visto anche nella precedente stagione, quando anche il punticino era diventato pesante ad un certo momento. Sono punti che a un certo punto, sono punti che al tirare le somme potrebbero, speriamo di no, ma potrebbero risultare fondamentali. La stagione del Bari, per quello che si sta vedendo, è una ragione che dovrebbe puntare, non voglio dire una salvezza tranquilla, ma per quelli che sono i valori espressi fino a questo momento, il Bari, al di là dei soliti temi della multiproprietà, della possibilità concreta di salire di categoria, però questa è una squadra che, diciamo la verità, da modesti osservatori dobbiamo dirlo, è una squadra che può puntare con grande tranquillità ai playoff, perché è una squadra che se la può giocare con qualsiasi tipo di avversario, come abbiamo visto ieri, e vincere, anche fare risultato su qualsiasi campo. Per cui sono punti, è davvero un peccato, perché mancano, a mio modestissimo parere, mancano 4-5 punti alla classifica del Bari. Con quei 4-5 punti il Bari sarebbe veramente dove meriterebbe di stare, dove effettivamente i valori che abbiamo visto fino alla partita di ieri con la Cremonese hanno dimostrato che la squadra può stare. E voglio anche dire, per concludere, che questa è una squadra che indubbiamente ha grandi margini di miglioramento, quindi bisogna stare vicini a questo gruppo, perché è un bel gruppo, c'è un bel clima, c'è una bella atmosfera, c'è un'ottima mentalità, la squadra ha carattere, bisogna stare vicini soprattutto in questo momento. Speriamo che questa pausa possa risultare fondamentale anche per ricaricarsi e ripartire al meglio. Grazie ad Alfredo Nolasco, che vedremo sempre sui nostri schermi con le nostre trasmissioni sportive. Ti auguro una buona giornata. Grazie, buon lavoro a voi tutti. Ciao. Giovanni. Ebbene, intanto va detto che c'è una notizia che non voglio trascurare, riguarda la Basilicata, dal Quotidiano del Sud. La Total fa il pieno delle indignazioni. Dura reazione del comune di Corleto Perticara, Cupparo, assessore al ramo, convoca un vertice. A partire dal 14 ottobre oltre il 70% dei lavoratori di Lucana Servizi verrà licenziato. La protesta della giunta, l'azienda non rispetta gli impegni, gli occupati dovevano essere 1200, non sono neanche 300 e in più arrivano i tagli. Insomma, la situazione non è delle migliori, così come abbiamo un altro dato che invece è sostanzialmente preoccupante per quello che è in sé, ma positivo perché risolve un problema, è che a Potenza arriva la prima edicola senza edicolante. Nel capoluogo la prima rivendita automatizzata
organizzata della Basilicata, aperta H24, ovviamente non riesce a vendere i quotidiani, ma vende periodici vari ed enigmistica accanto a snack e bibite. Un'analisi sulle prospettive, può essere questo un nuovo discorso interessante, soprattutto se ci sono anche le bibite, visto che c'è anche la crisi idrica che da oggi ancora una volta promette nuove interruzioni, sia a Potenza che in altri 28 comuni, si potrà risolvere casomai prendendo una bibita veloce. Ci scherzo, ma la situazione è davvero drammatica per quel che riguarda appunto il discorso dell'acqua. Va detto poi che per quel che invece ha a che fare con una serie di prospettive che si stanno sostanzialmente avvicinando, ogni tanto viene fuori qualche argomento che ha a che fare con il cambio della guardia nell'esecutivo municipale, nel primo cittadino, parlo della città di Matera, pioggia di voci a un anno e più dalle prossime comunali, e c'è una, diciamo, un'indicazione. E a questo punto il quotidiano ha fatto un'intervista, l'ha fatta Piero Quarto, a Leo Montemurro, che è il presidente della CNA. Matera oggi, dice lui, è una città in stallo. Lui dice: io come candidato sindaco serve un progetto di gruppo senza imposizioni, posso mettere però a disposizione la mia esperienza quarantennale. Insomma, tirando le somme, dice, non è un no ma un parliamone, quindi anche su questo c'è sempre molta attenzione, mentre sono 100 giorni, e lo ricorda ancora una volta il quotidiano, che la rampa per quel che riguarda Piazza San Francesco non c'è. 100 giorni senza la rampa, resta un caso la questione in termini di accessibilità e di inclusione, e si attende da oltre 3 mesi la ripresa dei lavori in Piazza San Francesco. Andiamo a vedere a questo punto anche i discorsi che hanno a che fare per quel che riguarda in particolare anche la cronaca, diciamo, della Puglia. Abbiamo visto tutto il discorso che aveva, faceva riferimento alla Fiera del Levante, ma anche vediamo le liste d'attesa, in pochi accettano di anticipare. Questa è la ASL di Barletta Andria Trani, dei richiamati solo il 23% ha detto sì alla nuova prenotazione, mentre in Capitanata, e quindi siamo nel Foggiano, assegnati alla provincia 10 milioni di euro per la transizione energetica. A Taranto c'è un processo in corso perché una marinaia perse le dita, 2 ufficiali vanno a processo, a giudizio sono finiti il comandante della nave Carabinieri e il suo secondo. Il PM dice che accusa appunto ordini poco chiari, mentre poi va detto che per quel che riguarda il Salento c'è un'intervista all'ex assessora Miglietta che dice: valutazioni attente oppure i danni saranno gravi, a rischio il vero volto di Lecce. Andiamo a vedere a questo punto un po' di cronaca internazionale. Israele, scusate, Israele sfida tutti un anno dopo, siamo all'anniversario come potete immaginare, incursione a Gaza e in Libano, l'Iran chiude i cieli e minaccia, se attaccate colpiremo ancora. Nell'anniversario dell'eccidio di Hamas, Mattarella dice che bisogna scongiurare l'allargamento del conflitto, e per la verità questa è una preoccupazione comune e soprattutto messa in luce nell'ultimo Angelus da Papa Francesco Bergoglio. E vediamo, tornando alla cronaca, l'Iran chiude gli aeroporti, scatta il conto alla rovescia. Questa mattina erano le 5 del mattino più o meno per quel che riguarda l'ora italiana, è stato rispettato lì sul luogo di quel rave party che si stava facendo all'insegna della gioia, praticamente era la fine del rave party, gioia, allegria, e ci sono stati tantissimi
i morti, come ricordiamo, scatta il conto alla rovescia. Intanto l'Iran chiude gli aeroporti, a un anno dal 7 ottobre è pronto l'attacco israeliano, mentre insiste anche il presidente Mattarella, insiste su un discorso di una pace da negoziare al più presto per evitare tutto ciò. Ma intanto va detto, nel mirino, nel Medio Oriente in fiamme, lo scrive Guido Olimpio, petrolio e nucleare nel mirino. Quali sono gli obiettivi di Israele? Dai siti atomici a quelli dedicati alla produzione e all'esportazione del greggio, ecco le opzioni minime e massime a disposizione dell'IDF. Ora, va detto però, c'è anche una santa alleanza lanciata a Pontida da Salvini, la santa alleanza dei patrioti antimigranti, show di Orban, tu sei un eroe. Vabbè, l'assessore... l'asse sovranista, scusate, e lo stop a Tajani anche da Vannacci, poi ancora cori, selfie nella folla, il gelo dei colonnelli, il generale al debutto, la tessera, e vedremo poi, anche perché ormai se lo stanno portando dovunque, mentre Giorgetti, che sta lavorando al documento di economia e finanza, dice sacrifici, so distinguere, diesel, i camionisti temono i rincari, ma viene fuori anche oggi, ancora una volta con forza, tra ieri e oggi, l'ipotesi di un rincaro delle sigarette con una tassa cosiddetta di scopo, cioè per evitare che si fumi, si parla, ma è solamente un si parla, di circa 5 euro di aumento a pacchetto, ma ci saranno confronti ancora su tutto ciò. E poi devo dire che Repubblica ha una forte apertura, la Pontida nera di Orban, nel fango con Orban, dice all'interno a pagina 2 Repubblica, a Pontida trionfa il leader ungherese, il pratone verde si tinge di nero. E poi ancora, vediamo Giorgetti, so a chi chiedere i sacrifici, speriamo, IRES più pesante sugli utili delle imprese. E poi ancora, bisognerà verificare tutto su questo discorso. E poi c'è un confronto con due interviste, da un lato Malan di Fratelli d'Italia, dall'altro Riccardi, fondatore della comunità di Sant'Egidio. Malan che dice lo ius scholae è interessante, discutiamone. Dice Riccardi, un passo avanti la proposta di Forza Italia, accogliamola, ecco, su questo ci sarà anche confronto. E va detto che poi sotto questo aspetto la grande tristezza è ovviamente ancora una volta la commemorazione di Israele per quello che è successo un anno fa, ma anche per quel che riguarda l'Ucraina, le situazioni non sono delle migliori. Voglio chiudere ricordando Sammy Basso, il ragazzo con le rughe che non è mai stato vecchio e purtroppo è scomparso, è morto per un malore al ristorante, aveva 28 anni, ma sembrava un novantenne, soffriva di una malattia genetica rarissima che è la progeria di Hutchinson-Gilford, e insomma, però era uno capace di sognare, sorridere, di tenere anche banco quando era il momento, di fare conversazione e di soprattutto far conoscere con delicatezza anche gli aspetti particolari della sua difficilissima e rarissima malattia. Siamo arrivati quasi in coda, posso dare la vignetta? Ho l'ok, grazie. Allora, sì, scherziamo un poco, sennò qua c'è questa, quella di Giannelli oggi è la vignetta che vince, anche perché è l'unica, insomma, di lunedì 7 ottobre. C'è un altro buio con una menorah, sarebbe il candelabro usato dagli ebrei, a 7 fiamme, con una menorah che cerca di illuminare il tunnel buio, il tunnel di tutto quello che è successo, e il buio, e rischiarare il buio di coloro che non ci sono più, che hanno bisogno di vedere ancora una volta e di avere il riferimento di una luce. È una vignetta triste, ovviamente, perché il momento e il fatto è veramente una ricorrenza da tenere presente con la tristezza giusta. Alla prossima.
Grazie Giovanni, noi continuiamo per qualche altro minuto. Un sorriso ai piccoli pazienti del Giovanni XXIII di Bari ieri con uno spettacolo offerto dagli artisti del Circo Lidia Togni. Quando l'arte circense incontra la solidarietà, si regalano sorrisi ai piccoli pazienti ricoverati presso l'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari. Tutti i bambini, infatti, hanno potuto assistere allo spettacolo speciale con gli artisti del Circo Lidia Togni, allietando così per qualche ora i diversi percorsi di cura che i piccoli pazienti stanno affrontando. Noi ogni anno organizziamo questi eventi, ma non solo oggi, ma anche lo organizziamo per quanto riguarda il Natale e la Befana. Naturalmente portiamo gioia a questi bambini, grazie anche alla collaborazione delle associazioni di Impegno 95 e i volontari che danno il loro contributo. Naturalmente anche questa volta abbiamo la Polizia Locale, la Croce Rossa Italiana e anche i Vigili del Fuoco. E ogni anno, grazie a loro, vengono qui all'insegna della solidarietà, lo fanno gratuitamente per dare un sorriso ai bambini che sono ricoverati qui in ospedale. Al termine dello spettacolo, i clown del circo, accompagnati dalla coordinatrice dei volontari, hanno portato giocattoli nei reparti dei bambini impossibilitati ad assistere all'evento, offrendo così un momento di gioia e spensieratezza anche a loro. Quest'anno avranno per due volte questo appuntamento. Beh, momenti speciali, portare un sorriso penso che sia il massimo che possiamo ottenere oggi, un momento di felicità. Perciò felicissimi di poterlo fare, l'accoglienza è sempre speciale e poi ci sono le associazioni, c'è un'organizzazione a Bari importantissima che porta avanti queste iniziative. Torna a Matera questa sera alle ore 20 a Palazzo Bernardini il Festival Duni con il quinto appuntamento. Ne parliamo con la responsabile della comunicazione della rassegna, Simona. Simone, che è tornata a trovarci. Buongiorno Simona. Buongiorno. Che cosa accade questa sera? Allora, stasera siamo nelle bellissime sale di Palazzo Bernardini, ancora alle 20, come hai detto tu, con un concerto speciale, perché è un concerto che sarà portato avanti da due organisti tra i più importanti e tra i più bravi del Sud Italia, che sono Carlo Maria Barile e Angelo Trancone, ed è un concerto speciale perché sono delle sonate di Bach che in realtà sono state scritte per violino. Sono state poi invece riarrangiate da questi due musicisti per una performance dedicata invece agli organi. Quindi, un riadattamento ad hoc. Assolutamente, sì. Sono due musicisti, due professionisti di assoluto spessore, Barile tra l'altro anche pugliese, sì. Trancone campano, quindi due talenti del Mezzogiorno. Assolutamente sì, e diciamo che questa è anche una caratteristica del Festival Duni, che non ci stancheremo mai di ricordare, è arrivato al 25° anno, che è un traguardo importante per un festival del Sud Italia e per un festival, diciamolo pure, anche un po' di nicchia, perché noi ci occupiamo di musica antica, di musica barocca. Arrivare al 25° anno non è stato facile, però è stato, diciamo, un percorso ricco di grandi soddisfazioni. E quindi il Festival Duni vuole sempre mantenere, diciamo, un doppio respiro, chiamiamolo così, un respiro locale, perché cerchiamo di coinvolgere appunto degli artisti del Sud Italia, così come è successo anche per l'orchestra barocca del Festival Duni, di cui magari parleremo un'altra volta, ma di avere anche poi un respiro più largo che è aperto al mondo. E infatti il Festival... Ci ricordiamo i grandi nomi, sì, che esatto, ha esatto. portato a Matera il Festival esatto. Duni. Quattro concerti che saranno eseguiti da Barile e Trancone all'organo, che si alterneranno, sì. quindi tra solismo, accompagnamento sì. e dialogo tra i due. Assolutamente, quindi è un concerto davvero particolare quello di stasera, e poi io trovo che la location sia quanto mai adatta, quindi poi immergersi nelle sale di questo palazzo antico di Matera e ascoltare questa musica è davvero coinvolgente, è un'esperienza a tutto tondo. Non mancate questa sera, dicevamo, siamo al quinto appuntamento, come sta andando
questo Festival Duni? Allora, siamo molto contenti, certo, vorremmo che ci fossero più partecipanti, non dobbiamo nasconderlo, ci piacerebbe che ci fosse un po' più di attenzione da parte del pubblico, ma siamo sicuri che magari con il passare dei giorni sicuramente... Anche perché ne mancano ancora 10. Sì, ne mancano ancora 10, quindi, e poi teniamo conto che un appuntamento è stato a Napoli, quindi insomma siamo andati anche, abbiamo fatto una bella trasferta quest'anno nella chiesa dei Girolamini a Napoli, è stato un altro concerto molto molto bello, perché il festival quest'anno, diciamo, oltre ad essere a Matera è stato a Napoli, sarà a Grottole, e quindi abbiamo cercato quest'anno di muoverci, portare questa musica un po' dappertutto. Ecco, i prossimi appuntamenti accenniamoli velocemente perché ne parleremo. Sì, assolutamente. Via. Allora, il 18 ottobre, quindi adesso facciamo una piccola pausa. Il 18 ottobre, sempre a Palazzo Bernardini, avremo Vera Pilosia e Anastasios Zeiferopoulos, spero di averlo detto bene, con delle sonate accompagnate per tastiera e flauto. Intanto questa sera a Palazzo Bernardini a Matera il quinto appuntamento del Festival Duni con due organisti d'eccezione, Angelo Trancone e Carlo Maria Barile. Per acquistare i biglietti? I biglietti si possono acquistare direttamente sul posto, sì, e basta arrivare qualche minuto prima, si possono trovare tranquillamente. Allora, appuntamento a questa sera. A questa sera. Grazie a Simona. Simone, buoni preparativi. Grazie. Per questa serata per il Festival Duni a Matera. Noi andiamo avanti con le altre notizie del giorno e parliamo di una mostra allestita a Potenza che è un omaggio alle donne e allo sport. Un omaggio all'arte e allo sport femminile attraverso 50 creazioni che raccontano l'empowerment in rosa. Sabato 5 ottobre, grande successo a Potenza da Basile Casa ed Experience di Rossella Capobianco per la mostra Donna e Sport, evento nell'ambito delle giornate di Orienta Sport. Oltre 40 artiste e artisti potentini e materani hanno raccontato la loro arte ispirata alla parità di genere e al prezioso ruolo che le donne svolgono nel panorama sportivo. Forme e colori di straordinario impatto emotivo diffuso all'interno degli spazi dedicati alla progettazione e arredo degli ambienti con la consulenza di benessere Feng Shui. Diffusi inoltre gli obiettivi del comitato organizzativo Orienta Sport, interno alla Zire APS, nato per evidenziare il valore educativo e orientare correttamente le attività sportive secondo inclinazioni e curiosità, oltre che per sensibilizzare all'importanza di sani stili di vita. La mostra sarà visitabile gratuitamente fino al 18 ottobre, con orario dalle ore 10 alle ore 13 e dalle 17 alle 20. Contenta di questo evento, perché la donna ed essere la protagonista della casa con la sua sensibilità, con il suo impunto, e così come nello sport, la donna con la sua determinazione può benissimo, tranquillamente, fare cose straordinarie, forse anche impensabili. Siamo qui presso il Palazzo Basile ad inaugurare la mostra particolare, unica nel suo genere, per il rapporto tra donna e sport. Continueremo nelle prossime settimane ad attivare altre iniziative. Ci fermiamo qui per oggi, il nostro live special torna domani. Buona giornata!